Allora, mi si dice che ho la parola. Grazie. State attenti che quando parlo io qualche volta sapete che palle, ma non si può tradurre in inglese quindi, e nemmeno in cinese. Ma volevo dire comunque che in anni o decenni lontani, quando ci eravamo fatti un mazzo per avere un comizio, poi pioveva e naturalmente c'era poca gente, e allora là ci dicemmo comizio bagnato, comizio fortunato, e così è vero che dopo 40 o 50 anni siamo di nuovo, magari in pochi, ma adesso vorrei parlarne brevemente, ma con idee e forse obiettivi e capacità di lotta realisticamente maggiori. Dunque, qual è l'obiettivo che proponiamo a noi stessi? Così torno a dire obiettivi sui quali si può essere d'accordo o no, comunque compagni come prima, e io ho il dovere di dirlo. Noi che grazie all'antidemocrazia italiana, poverina che è quella che c'è, malgrado le nostre lotte, grazie all'antidemocrazia italiana, il popolo italiano, secondo concordi informazioni di tutte le organizzazioni che studiano quello che è possibile in un momento dato ascoltare ad un popolo o no, per quel che ci riguarda, tutti sono d'accordo nel ritenere che il diritto che come radicali ha il popolo italiano di ascoltarci e quindi di giudicarci, di criticarci, di lottare magari contro di noi, in realtà è negato, perché solo lo 0,6% degli italianofoni, anche appunto non italiani, hanno il diritto di ascoltare le nostre e conoscere quindi le nostre posizioni. Questo dura ormai da 20, 30, 40 anni, perché anche molti democratici che lottano per la democrazia finiscono per lottare solo o innanzitutto per i loro diritti democratici. Quelli che di voi conoscono un po' la nostra storia, noi abbiamo sempre innanzitutto lottato anche per i diritti dei nostri avversari quando venivano colpiti dalle antidemocrazie. Lo abbiamo fatta per tutto il Medio Oriente, per tutta la situazione Palestina, Israele, continuiamo a farlo. Non abbiamo nominato Ashraf, ma è nel nostro cuore evidentemente da anni come punto di riferimento. Avere qui Rebiha per noi è davvero una gioia, una grande gioia, perché per noi dai tempi in cui lottavamo in Albania per questo, noi lottavamo per i diritti e le libertà del popolo uiguro, mentre quelli che speravano che venisse da Mosca o da Praga la libertà, beh, devo dire francamente, della cosa si occupavano poco. Eppure, senza forza elettorale, sostanzialmente senza eletti, vedete, stiamo qui per dirvi, noi stiamo proponendo qualcosa che otterremo di molto importante, e siamo i quattro gatti che voi sapete, tutto più quello che sappiamo fare
e fare gli scioperi della fame, della sete e queste cosettine da niente. Siamo capaci in realtà di essere agli appuntamenti della storia, come lo fummo quando si arrivò, dopo anni nostri di lotte, anche ai momenti di verità del nostro Occidente rispetto alla situazione medio orientale ai tempi di Saddam e dintorni, quando noi lottammo proprio innanzitutto per i diritti dei nostri avversari, perché solo in questo momento si è credibili. E allora quello che sta per accadere, compagni e compagni, così saprete un po' meglio se vale la pena o la gioia di essere come noi altri, radicali, tutti iscritti. Noi adesso abbiamo la fondata speranza che in questa sessione ONU, che dura grosso modo diciamo fino a gennaio, febbraio, in questa sessione ONU, quindi di tutti gli stati riconosciuti del mondo, nei quali noi abbiamo presenze storiche di radicali sulle grandi battaglie per i diritti umani ovunque, nessuno tocchi Caino, non c'è pace senza giustizia, siamo stati con Ashraf come si poteva esserlo quotidianamente, con Rebia, che è una gioia, una felicità che sia qui fra di noi, perché credo davvero di poter dire il nostro obiettivo è quello di fare affermare, adottare nei mesi prossimi all'Assemblea Generale dell'ONU con 190 stati, 210 stati, noi senza magari quasi deputati anche al Parlamento europeo, dove tutti riconoscono che abbiamo dato un grande contributo storico per le libertà e le democrazie di tutti, bene, noi a questo punto riteniamo possibile, attenzione, qui ed oggi, in questo paese, da questa piazza, possibile che quello che ufficialmente è l'obiettivo ufficiale di forze del mondo arabo e connesso, forze importanti, consistenti del mondo islamico, uniti siamo ufficialmente in un progetto che vede l'obiettivo della transizione dei nostri stati di democrazia reale, quindi non democratici, tanto per parlare chiaro, ebbene unire questi stati assieme per l'obiettivo transizione subito, qui, cominciando da qui, ovunque, dagli stati di democrazia reale a quello dello stato di diritto, di stati di diritto contro quelli di democrazia reale che rimandano sempre a domani, dopodomani, il rendere conto dei risultati. Posso dirvi, alcuni di voi lo sanno, io non so se era 40 o 45 anni fa, quando venimmo fuori con i bambini qua in piazza, perché i genitori, i nonni non se ne accorgevano, che quando mi vedevano correvano lì festosi e dicevano legalizzala Marco, avevano 10-12 anni, dico ma voi che ne sapete, legalizzala Marco, era la legalizzazione dello statuto appunto di tutto quel che poteva essere ritenuto dannoso o proibito con la falsa soluzione dei proibizionismi. Allora però eravamo proprio dei matti,
tutto il mondo era unito per la guerra contro la droga, a chiacchiere, e facendo vivere invece coloro che vivevano di droga e lottavano e anche, come dire, mortificavano i loro paesi con i proibizionismi che si estendevano a tutto. Ebbene, oggi credo che noi possiamo dirvi, così come il mondo adesso, tutto il mondo, è una notizia che dovreste avere, ma non circolano le notizie. Ormai nel mondo possiamo essere certi che al massimo in un paio di decenni il mondo organizzato anche attraverso l'ONU sarà legalizzato, non appunto liberalizzato. L'abbiamo sempre chiesto, perché sia diritto sia legge quello che sappiamo e conosciamo essere appunto il modo per non ignorare i diritti, anche gli errori al limite delle persone. E quindi termino per dire, guardate, allora erano 40-50 anni fa, quando si diceva Pannella, i radicali, quelli vogliono legalizzare le droghe, le cocaine, eccetera, soli nel mondo, non contavamo un cacchio, perché il potere non c'è mai importato, il potere, ma il diritto e la legge. Bene, oggi posso dirvi tranquillamente, io credo che entro 10-15 anni sta già accadendo, la legalizzazione sarà il modo col quale si guarderà ai diritti, non più i proibizioni, i proibizionismi o i perfezionismi, ma questa, di legalizzare, dare valore di legge a quello che la gente può capire essere giusto, essere legge, perché corrisponde a quello che loro vivono, quello che i loro genitori hanno vissuto, quello che i loro figli oggi vivono e soffrono. Allora, non basta questo. Io, pensate, sono pazzo oggi come tutti gli altri radicali, come 50 anni fa. Sono qui per dirvi che credo che noi, con la vostra comprensione, il vostro aiuto, noi possiamo contare che entro pochi semestri sarà il nostro progetto sulla legalizzazione, ed sarà quello che si affermerà ufficialmente all'ONU e a livello della giurisdizione internazionale. Questa è la buona novella. Andando ad Ashraf ci si diceva: ma siete matti, ma con questi poveretti, no, ce la faremo, stiamo per farcela, ma è questa la lotta concreta alla quale vi invitiamo e invitiamo noi stessi da stasera, domani. È possibile che l'obiettivo di legalizzare i nostri stati, legalizzare le nostre vite, il nostro diritto, diventi davvero legge, ed è possibile che accada in 2 o 3 semestri di aiuto e di presenza, per esempio, di Rebiha Khader, con questa battaglia, come quella della straordinaria presenza profetica, lasciatelo dire, di un amico, di un compagno, di una santità, ed è il Dalai Lama, con gli esempi poderosi che sta dando ai nostri popoli, che noi faremo. Quindi grazie di essere qui, grazie di avermi invitato, e torno a dire, il matto che sono, vi dico, ce la stiamo di nuovo facendo anche per questo, e questo allora significa democrazia, Stato di diritto, contro le ragioni di Stato, per le ragioni della
sapienza umana accumulata in questi secoli ovunque. Quindi grazie, un grande abbraccio, l'appuntamento sapete quand'è? A subito, a fra un minuto, together, forever, noi tutti insieme, concretamente. Un grande abbraccio, Remila, a te per tutti quelli che con te hanno sperato e sono qui. Grazie, prego. Grazie. Voilà. Grazie.